Buonasera a tutti, benvenuti nella sala Don Ticozzi della provincia di Lecco per questa serata speciale organizzata dal CSI di Lecco. Abbiamo un doppio compleanno da festeggiare, il 70° compleanno del CSI nazionale e il 55° compleanno del Comitato Provinciale di Lecco. Due traguardi importanti raggiunti dal CSI nazionale e dal CSI provinciale. Innanzitutto buonasera a tutti anche da parte mia e vi do il mio benvenuto. Io ho gli appunti perché non sono capace di parlare a braccio, quindi abbiate scusatemi. Innanzitutto vorrei dare il benvenuto alle società sportive. Alle società sportive che sono la base del nostro comitato. Voi sapete come è organizzato il comitato. Finché il presidente sta lì in ufficio non succede niente. Quando ci siete voi sui campi di calcio, di pallavolo, che si muove tutto. E questo l'importanza della società sportiva è questo. Siete voi che tenete in piedi il comitato. I 20.000 tesserati non li faccio io, i 20.000 tesserati li fate voi. E quindi do il benvenuto e il mio ringraziamento. Poi ringrazio gli ospiti che abbiamo, gli illustri ospiti che abbiamo, Mondonico, Cassina, Rossi, che voi conoscete tutti, penso. Una nota purtroppo imprevista che mi ha telefonato un'ora fa, il presidente nazionale Massimo Chini, è rientrato da Roma, ha trovato la moglie che non stava bene e ha detto che si deve fermare a casa e dice se la crisi viene superata ci raggiungerà, se no ho pazienza, insomma, mi dovete accontentare il presidente provinciale. No, adesso faccio la battuta che faccio, spero che le cose si risolvano per bene, che tutto vada bene per la signora. Do benvenuto al sindaco di Lecco, dottor Virginio Prilio, benvenuto al delegato del CONI, professor Alfio Frisco, a monsignor Franco Cecchin, prevosto della parrocchia di Lecco. Allora, un grazie all'amministrazione provinciale che ci ha concesso gratuitamente questa sala per questa sera, grazie anche a lei. Ringrazio anche Samuele Biffi che ha accettato all'ultimo momento di condurre questa serata e dobbiamo ringraziarlo, facciamogli un applauso. Allora, in questa ringrazio anche, lo stavo dimenticando, l'ACEN, il nostro main sponsor che si è preso un po', dall'anno scorso si è preso un po' a cuore lo sport di base, che effettivamente sponsorizzare il CSI vuol dire non sponsorizzare lo sport dei campioni, ma dare una mano a quello che è lo sport di base, lo sport degli oratori, lo sport delle piccole squadre. In questa ricorrenza, voi se avete visto sul manifesto, abbiamo cercato di mettere a tema il valore aggiunto che hanno le società sportive del CSI, e io aggiungerei anche quelle non del CSI, ma soprattutto quelle del CSI. Nella società civile di oggi e abbiamo indicato alcune caratteristiche delle associazioni sportive. Ovviamente c'è lo sport, società sportiva c'è lo sport, questo è sempre stato fatto, però ci sono anche altri valori aggiunti di cui non, ne abbiamo tracciati qualcuno. C'è amicizia, perché per chi lavora, per chi gioca, per chi frequenta la società sportiva si crea un vincolo di amicizia che poi dura anche oltre, anche quando si è finito di fare lo sport. C'è impegno, perché per riuscire a concludere qualcosa nello sport, come a concludere qualcosa nella vita, ci vuole impegno. E il lavorare e frequentare la società sportiva ci abitua a metterci tutto l'impegno che abbiamo per vincere. Dopo mari non si vince, però l'importante è che ci abbiamo messo il nostro impegno, la nostra buona volontà, tutto quello che potevamo dare. Abbiamo messo la crescita morale e civile, perché la convivenza con gli altri, non stare da soli, ma la convivenza con gli altri all'interno di una società sportiva, il rispetto delle persone, amici ed avversari,
Il rispetto delle regole ci fa crescere tutti. Tutti diventiamo più grandi, grandi non nel senso di altezza, ma tutti diventiamo più grandi se applichiamo queste cose. Tutti, ma non solo i ragazzi, anche i dirigenti crescono. I dirigenti, facendo crescere i ragazzi, crescono anche loro, perché anche loro apprendono dai ragazzi tante cose. E infine la risorsa per la società in cui viviamo, ed è la cosa che io, quale ci tengo di più, insomma. La Chiesa ha proclamato questo decennio il decennio della sfida educativa, e la società sportiva è una delle agenzie educative accanto ad altre, accanto alla famiglia, alla scuola, all'oratorio, alla parrocchia, eccetera. Quindi le associazioni non fanno solo sport, ma sono un'importante risorsa per i nostri paesi, per i quartieri delle nostre città, e danno, se ben gestite, il loro importante contributo offrendo ai ragazzi un'alternativa ai social network, non so neanche pronunciarlo, ai social network virtuali che tutti conoscete, un'alternativa a queste cose, un'alternativa alla passività davanti alla TV, davanti al video, un'alternativa al fumo di tutti i tipi, un'alternativa al ciondolare cialiero e ozioso per le strade del paese o per le piazzette della città. Vorrei dire ai dirigenti che sono qui presenti che le loro fatiche nel tirarsi dietro la società sportiva, i presidenti si tirano dietro la società sportiva, tirarsi dietro la squadra di ragazzini scatenati o a volte dei ragazzini svogliati magari, ha un significato molto importante nei tempi in cui viviamo. E la raccomandazione che vorrei farvi è: non stancatevi di farlo, cioè continuate sempre a fare questa vostra attività. Magari uno dopo qualche anno è stufo, magari quando non gioca più il proprio figlio, magari dice: beh, adesso non mi interessa più. No, continuate a fare il dirigente in società sportiva, perché il vostro lavoro è importante, molto importante, non per lo sport, ma per la società in cui stiamo. Io adesso lascio la parola agli ospiti che diranno. Grazie a Carlo Isacchi che ha riassunto bene i cinque temi abbinati questa sera alla società sportiva: sport, amicizia, impegno, crescita e risorsa. Sapete che Carlo non è uno che ama apparire, mettersi in prima fila, è uno che lavora molto dietro le quinte. Stasera ha dovuto fare il discorso e so che gli è costato tanto. Facciamogli un altro applauso per tutto il lavoro che fa insieme ai suoi validi e preziosi collaboratori. Prima di addentrarci in questa tavola rotonda, in questa chiacchierata, diamo spazio alle autorità del territorio che hanno risposto all'invito del CSI di Lecco. Iniziamo dalla provincia di Lecco, proprietaria di questa sala e ringraziata prima da Carlo Isacchi. Vorrei chiamare il consigliere provinciale delegato allo sport, Francesca Colombo. Buonasera a tutti, sono felicissima di essere qui questa sera, vedere tutta questa gente con queste facce belle, belle serene, belle impegnate. Anch'io mi unisco alle parole dette prima nel ringraziare e nel chiedere a tutti voi di non venir meno al vostro impegno, che so a volte magari oneroso, però fa troppo bene. Nel tema nel titolo di questa diciamo discussione c'è la crescita, e mentre venivo in macchina pensavo proprio a quanto è importante l'importanza dello sport. Voglio dire, la conosciamo tutti, forse non vale neanche la pena di aggiungere altro, però invece credo ci sia un ulteriore elemento, che è un'ulteriore emergenza che ci fa dire: continuiamo in questo impegno. E mi riferisco in particolare alla realtà virtuale in cui molti, soprattutto giovani,
vivono rinunciando invece ad affrontare la vita vera, che la vita è la relazione vera di tutti i giorni con le persone. E lo sport credo che sia veramente una grossa strada da aprire soprattutto a questi giovani, e far capire loro che è meglio il sacrificio, la fatica, la soddisfazione, la delusione che si deve affrontare facendo un'attività sportiva, piuttosto che il nulla dietro questa realtà che è solo immaginata e non vissuta. Ecco, questo voleva essere il mio piccolo valore aggiunto di riflessione ulteriore, per dire: non smettiamo, impegniamoci in questo campo, impegnatevi in questo campo, perché veramente fate l'interesse di tanta gioventù. Grazie ancora e buon lavoro. Grazie al consigliere provinciale con delega allo sport Francesca Colombo. Siamo a Lecco, siamo nella città di Lecco e abbiamo l'onore questa sera di avere il primo cittadino, il sindaco Virginio Brivio. Accompagnato dal consigliere Frigerio. Aggiungo solo un pensiero molto semplice, anche a nome di Andrea Frigerio, che appartiene al vostro mondo e quindi più di me doveva portare un saluto, ma ci tenevo a venire a salutare, a presenziare pur velocemente, perché poi c'è un altro appuntamento lungo la serata. Il valore è molto semplice ma importante, che quello che voi fate non è utile solo per voi, per i ragazzi, per le famiglie, ma è un valore importante per tenere un po' insieme in un momento faticoso questa nostra città, questo nostro territorio, questo nostro paese. Veramente la proposta sportiva condita in senso positivo con i valori che sono stati già richiamati sono una cosa assolutamente importante anche per tutto ciò che ci sta intorno. E allora celebrare questi due anniversari, al di là dell'assenza del Presidente, cioè di chi ha avuto un'intuizione nel dopoguerra, nell'immediato dopoguerra, anzi in alcuni casi già durante la guerra, che questa dimensione, anche in un momento di fatica come era quella della ricostruzione, come era quello che mancava il pane da mangiare tutti i giorni, ma che questa dimensione di fare sport non era così un vezzo di alcuni, ma era una grande sfida, penso che dica qualcosa anche alla crisi che stiamo vivendo oggi, alle fatiche che stiamo vivendo oggi. Anche in questo momento, nelle fatiche dell'economia, del lavoro, delle nostre famiglie attraversate da tante cose problematiche, lo sport è anche un segno di speranza, è anche un segno di attitudine e di allenamento anche alla vita. Di questo non possiamo che ringraziarvi. Grazie. Grazie al sindaco della città di Lecco, Virginio Brivio. Il CONI provinciale di Lecco, rappresentato questa sera dal delegato provinciale Elvio Frisco. Buonasera a tutti, sono felice di essere qui. Sono molte le cose importanti che il Presidente ha detto poc'anzi. Tra le altre, mi è piaciuto molto il suo intervento dicendo, quando ho parlato delle società sportive, sia del CSI che non del CSI, perché importante è quello che fanno le società sportive nel territorio. Sono loro che danno la possibilità a tantissimi ragazzi di fare sport, di non stare in strada, di unirsi, stare insieme e condividere le gioie e le fatiche che si fa facendo sport. A Lecco io sto facendo un lavoro di sinergia, voglio lavorare con tutti, perché da soli non si riesce a fare niente. Abbiamo degli interessi in comune con il CSI, con le federazioni, per portare avanti il discorso di formazione dell'individuo con lo sport. Quindi vogliamo questo e speriamo di riuscire in questo obiettivo. Chiudo
spenderò solo la parola agli altri. Grazie. Grazie a Delvio Frisco, delegato del CONI provinciale di Lecco, ed ora invito a portare il saluto il prevosto della città di Lecco, Monsignor Franco Cecchin. Tre parole sintetiche, però prima di queste tre parole uniamoci con la realtà dell'Ucraina per tutte le situazioni di difficoltà, perché celebrare questo augurio è di auspicio, perché un popolo può avere presente e futuro se ha la capacità di mettere in atto cose come CSI. Quindi l'augurio che vi faccio: trasferite queste esperienze in altri paesi che vivono la difficoltà relazionale. Seconda parola, grazie, perché oggi la trasmissione dei valori della generazione all'altra è difficilissima. Un luogo privilegiato di questa trasmissione è proprio lo sport, e CSI opera questo. Quindi un augurio, un grazie per questo lavoro, perché i valori non si comunicano con i bei discorsi, ma vivendo un'esperienza di squadra, di impegno con degli obiettivi. E un invito: il cristianesimo per me è la risposta vera nella ricerca del senso della vita, non va imposta ma proposta. Voi CSI insieme abbiate il coraggio di far vedere che Gesù Cristo è il segreto della felicità vera di ogni persona, a partire dalla nuova generazione. Auguri, grazie e un invito. Grazie, Monsignor Franco Cecchin, per il suo saluto. Ed ora, dopo il saluto delle autorità, entriamo nel vivo della serata, presentiamo gli ospiti che insieme al presidente Carlo Isacchi sono qui sul palco. Un saluto ad Antonio Rossi. Alla mia destra Emiliano Mondonico. E a seguire Igor Cassina. Tre personaggi che hanno lasciato un segno indelebile nello sport. Ho voluto presentarli solo con nome e cognome perché non hanno bisogno di presentazione, il loro curriculum parla da sé. Sono tre personaggi che con noi questa sera vogliono raccontare la loro esperienza alla luce del tema della serata, appunto società sportiva, sport, amicizia, impegno, crescita e risorsa. Daremo spazio a loro, alle loro esperienze, poi se c'è anche qualcuno del pubblico che vorrà fare delle domande e ha qualche curiosità da soddisfare, lasceremo spazio anche alle domande del pubblico. Antonio Rossi. Inizio da Antonio Rossi perché Antonio Rossi, diciamo che ha percorso il mondo dello sport sotto diversi ruoli, da atleta, tutti conosciamo i suoi risultati, da amministratore, è stato assessore provinciale, attualmente assessore regionale, membro della giunta e del consiglio del CONI. Quindi Antonio, hai visto lo sport sotto diversi angoli, sotto diverse sfaccettature. Cosa rappresenta per te lo sport, cosa rappresenta la società sportiva in cui hai iniziato a gareggiare prima di spiccare il volo verso i tuoi importanti risultati? Carlo. Buonasera a tutti, una bella domanda. Innanzitutto non sono partito subito da campione, sono partito da schiappa, nel senso che ho fatto proprio tutto un percorso. Quando ho iniziato a fare canoa non riuscivo a vincere neanche un titolo regionale, quindi è stato proprio un'avventura, un percorso. E come dicevamo prima, ho sempre pensato che lo sport fosse crescere insieme ad altri ragazzi della mia età, fosse condividere determinate esperienze, fosse amicizia, fosse lavorare duro per migliorare il proprio tempo, e non ho mai pensato
sicuramente non alle Olimpiadi, ma neanche a un titolo italiano, mi sembrava veramente qualcosa di lontanissima. Vedo qua in prima fila gli amici dell'Aurora San Francesco, io ho iniziato con loro innanzitutto, prima della canoa. Mi ricordo ancora quando andavo con loro in montagna, i primi, insomma, ero molto schiappa anche, se vogliamo dirlo, a calcio con Calvetti, insomma, ho fatto forse canoa perché non andavo bene a calcio, quindi insomma, è merito loro se ho fatto canoa, perché ho visto che... Poi quando andavamo a sciare, insomma, avevo tantissimi bei ricordi di quel periodo. Però è sempre stata veramente, non ho mai guardato al risultato, neanche poi quando sono entrato nelle Fiamme Gialle, ho cominciato ad allenarmi seriamente, diciamo da professionista, quindi due volte al giorno, avendo l'obiettivo prima della maglia azzurra e poi delle Olimpiadi, poi di vincere il mondiale, di prendere una medaglia alle Olimpiadi e via dicendo. Quindi ho sempre avuto in me questo, nel senso quello che ho imparato forse proprio dall'Aurora. Il fatto di divertirmi, la passione soprattutto, ma non guardare troppo al risultato e tantomeno al risultato economico, insomma, perché la canoa ovviamente non mi dava una certezza di un ritorno economico. Quindi penso che sia questo la motivazione ideale. Ho avuto anche dei genitori che mi hanno lasciato un po', forse perché ero il quinto di cinque fratelli, quindi mi hanno lasciato andare un po' per la mia strada. Hanno conosciuto il mio allenatore Oreste Perri e hanno capito che mi affidavano a una persona con determinati valori e quindi hanno permesso, insomma, che mi allontanassi da Lecco e andassi a Sabaudia, 700 e passa chilometri lontano dalla famiglia. Sapevano che mi mettevano in buone mani, perché va anche ricordato questo, il ruolo che avete voi, il ruolo dell'educatore, dell'istruttore, dell'allenatore, ma che poi un educatore insieme al sacerdote all'oratorio, ai professori a scuola, ai maestri a scuola e ovviamente ai genitori che sono la prima figura. E penso questo sia veramente molto importante, quindi vedo anche tanti genitori, è molto importante credo quando si affidano, quando ci si iscrive a una società sportiva, conoscere anche la persona che li va a allenare, perché passeranno poi tanto tempo insieme a loro e penso che sia giusto capire chi può dargli determinati valori. Poi sono entrato in giunta CONI come rappresentante degli atleti, sono attualmente in consiglio nazionale del CONI. È stata veramente una bella esperienza quella che ho vissuto in giunta CONI, ho capito un po' come andava, come gira il mondo dello sport in Italia, al di là della canoa che è una piccola federazione rispetto ovviamente al calcio, al basket, alla pallavolo, insomma ho avuto compagni di giunta che mi hanno insegnato tanto, lo stesso Petrucci, il presidente, e il segretario Pagnozzi, il mio compagno di banco era l'attuale presidente del CONI, Giovanni Malagò, e devo dire che è stata veramente una bellissima avventura, una bellissima esperienza. Adesso la sto portando in regione, credo veramente che lo sport debba essere un pilastro fondamentale della crescita dei nostri figli, adesso io parlo anche un po' come papà, oltre che come assessore. Hai detto bene, abbiamo detto bene prima, bisogna puntare tanto sullo sport per quello che insegna, però poi bisogna passare anche ai fatti, purtroppo sono sempre meno le risorse che riusciamo a dare per mettere gli impianti in sicurezza o per fare giocare insomma, i nostri figli in un modo sia a scuola che negli impianti sportivi. Sono pochi gli aiuti che diamo alle società sportive, bisognerebbe darne di più, bisognerebbe investire, bisognerebbe far sì che fare sport non sia così costoso per una famiglia, soprattutto in questo periodo. Io penso che bisogna veramente fermarsi un attimo e capire che lo sport è importante, non soltanto a parole ma anche con i fatti. E questo è un po' il mio obiettivo, quindi cercare quelle risorse. Adesso il presidente Maroni mi sta dando una grossa mano insieme all'assessore al bilancio Garavaglia per trovare risorse per poter investire. Sottolineo il verbo investire nello sport. Quindi non va. Emiliano Mondonico, un calciatore, un allenatore, ha allenato squadre di Serie A, ricordiamo l'Atalanta, la Fiorentina, il Torino, l'esperienza con l'Albino Leffe che ha avuto poi dei risvolti molto anche personali.
opinionista televisivo, lo vediamo sulle televisioni dispensare consigli sul mondo del calcio. Il calcio che è lo sport che fa la parte, che recita la parte del leone, lo sport nazionale per eccellenza nel bene e nel male. Qual è secondo lei il valore della società sportiva e cosa ha rappresentato per lei la società sportiva nel corso della sua lunga carriera? Buonasera, grazie per l'invito. Ho ricordato che è la seconda volta che negli ultimi tempi ci troviamo in questa sala per fare un discorso molto molto importante. Complimenti a voi del CSI, a noi del CSI, per quello che rappresentate, per quello che fate, per quello che organizzate, per quello che siete. Dagli istruttori, ai genitori e ai ragazzi. Veramente siete in un contesto molto molto importante, molto molto vero, e questo servirà soprattutto per il futuro. Modani, un calciatore si è divertito e basta. Non sapevo cos'era la fatica, non sapevo cos'era le difficoltà, non sapevo cos'era il sudore. Diciamo che prima di stancarmi mi fermavo per evitare magari di essere troppo stanco. E non è stato un fattore positivo, perché è chiaro che affrontavo la vita come un divertimento. E purtroppo non mi accorgevo che più passava il tempo, meno c'era divertimento e più c'era la necessità di entrare in questa vita. Ecco perché non sono d'accordo col fatto che questi ragazzi, questi giovani devono divertirsi e basta. La vita del giorno d'oggi è molto diversa della vita che abbiamo vissuto noi adulti. Allora potevi anche divertirti e avere le possibilità, adesso no, adesso devi lottare tutti i giorni. Noi dobbiamo lottare tutti i giorni per tirare avanti la baracca. Questi ragazzi dovranno lottare tutti i giorni per essere competitivi nella vita, e perciò lo sport deve dare loro questo impulso, sì del divertimento, ma soprattutto dell'impegno, soprattutto della volontà, soprattutto del fatto di non mollare mai, soprattutto ogni giorno di vincere. Non si può più essere contenti quando si perde, non possiamo essere dei perdenti, perché tutti ci mettono i piedi in faccia. Noi invece dobbiamo essere dei vincenti dentro. Non fa niente se il risultato è negativo, la prossima volta sarà diverso perché mi impegnerò di più. Non fa niente se gli avversari sono stati più bravi di noi, noi ci impegneremo ancora di più perché la prossima volta non sia così. Ecco lo sport, ecco la preparazione alla vita per chi a un certo punto dovrà per forza affrontare queste difficoltà. Non siate d'accordo con De Coubertin, che diceva l'importante partecipare. De Coubertin era l'organizzatore delle Olimpiadi e perciò più gente c'era e meglio per lui era. E perciò importante era partecipare per De Coubertin, ma per noi che siamo stati allenatori, atleti vincenti, per voi, sia come istruttori che come ragazzi che volete chiaramente essere sempre più bravi, sempre più competitivi, ecco perché bisogna avere dentro questa rabbia che ci porta a non essere mai esclusivamente di gente che si diverte, ma di gente che lotta, di gente che combatte, di gente che ha voglia di fare sempre qualcosa in più, perché questo è quello che ci aspetterà. Lo sport, il calcio, chiaro che lo sport è importante, il calcio è importante, l'unica bandiera che portiamo tutti quanti in giro, la bandiera d'Italia, è quando vince la nazionale o quando uno di questi ragazzi è campione olimpico. È mai possibile che solo lo sport ci unisca tutti quanti sotto questa bandiera? E questo non è colpa dello sport, questo è merito dello sport. Se lo sport è l'unica faccenda che ci trova tutti d'accordo, è chiaro che dobbiamo chiederci perché le istituzioni
istituzioni non sono ugualmente importanti, perché la scuola non è ugualmente importante, perché la Chiesa non è ugualmente importante. Queste sono domande che dobbiamo farci, chi si impegna in queste competenze. E perciò lo sport va bene, lo sport c'è, esiste, ogni tanto c'è qualche deficiente che fa qualcosa di sbagliato, viene subito punito. La maggior parte di chi fa lo sport è sano dentro, non è malato, tutto il resto che bisogna fare in modo che cresca, che sia ben voluto da tutti quanti. E questo penso sia l'importanza di partecipare a una serata, cercare di capire le cose che vanno bene e le cose che vanno male, e cercare di capire che non è lo sport che porta avanti tutto quanto. Lo sport aiuta chi di dovere a fare in modo che nel suo lavoro, nella sua professione, nelle sue scelte ci sia un aumento di responsabilità, di qualità, di capacità per tutti quanti. Perciò un grande grazie a chi come voi fa dello sport, ma un grande invito a chi di dovere di portare avanti le loro istituzioni, le loro idee, che sono sicuramente molto più importanti che quelle dello sport. Grazie. Grazie Emiliano Mondonico. Passiamo a Igor Cassina. Igor Cassina fa parte, purtroppo per fortuna, di uno di quegli sport di cui molti, ahimè, si ricordano solo ogni 4 anni. No? Quando ci sono le Olimpiadi diventiamo tutti esperti di qualsiasi sport. E Cassina ha raggiunto quello che per un atleta è il sogno forse fin da bambino, no? Arrivare a vincere una medaglia olimpica, a vincere la medaglia d'oro alle Olimpiadi. Però dietro a questo risultato ci sono anni e anni di fatiche, giorni e giorni di allenamento, soprattutto per uno sport come la ginnastica, dove magari i miglioramenti si vedono poco e quindi ci vuole molta costanza, molto impegno. Hai raggiunto, come detto, un risultato prestigioso per qualsiasi atleta. Se ti guardi indietro, la tua esperienza da atleta cosa ti ha insegnato e quali sono stati i sacrifici che hai dovuto affrontare quotidianamente, non sotto la luce dei riflettori, ovviamente. Buonasera a tutti, e anch'io mi complimento con il CSI, che fa tanto per lo sport. Non è facile parlare indubbiamente dopo persone di spessore come Mondonico e Rossi, che conosco molto bene, perché... È vero, conosco bene perché per via delle Olimpiadi, questa gara così importante che dà la possibilità a noi atleti di coronare un sogno, ci siamo visti in tantissime occasioni, quindi hanno detto dei bellissimi pensieri, credo un po' sull'essenza e sul significato dello sport, quindi mi associo e posso dire, diciamo, in poche parole un po' quello che è stato il mio percorso attraverso lo sport. L'ho vissuto, tra virgolette, come di solito io non dico come si deve vivere lo sport, perché all'età di 9-10 anni, guardando un pochino la televisione, i grandi campioni del mio sport, ho avuto subito, diciamo, questo intuito, questa voglia, questa determinazione nel cercare di provare a raggiungere un bel risultato, quando solitamente tutte le volte che mi capita di parlare di sport dico sempre che lo sport deve essere fatto per star bene con noi stessi, per divertirsi, per giocare, per crescere secondo uno stile di vita sano, con dei focus, con delle attenzioni concrete su quello che vorremmo fare poi da grande, seguendo delle regole, avendo lo stile di vita giusto, il rispetto, che sono tutti valori importantissimi. E dico sempre che il risultato deve essere l'aspetto secondario, ma ne sono convinto. Sono convinto che lo sport deve essere fatto non per pensare di diventare il campione del mondo, che indubbiamente ha dei bellissimi retroscena per chi lo fa in prima persona, per le persone che ti assecondano, per le persone che credono in te, come ha detto Antonio, come i genitori. Anche nel mio caso il ruolo della famiglia credo che sia stato fondamentale, l'allenatore, perché da soli
credo sia impossibile arrivare a fare qualcosa di buono, ma in tutte le sfaccettature della vita. Quindi dico sempre questo, che lo sport deve essere vissuto non per pensare di arrivare alle Olimpiadi. Ovvio è che se un bambino ha una particolare predisposizione, ha piacere nel fare questa attività, oltre a vederlo inizialmente come un gioco, perché a 5-6 anni non si può pensare che il bambino va a fare ginnastica o fa canoa o fa kayak o fa pallavolo o qualsiasi altro tipo di disciplina sportiva o il calcio per diventare il campione. È sbagliato e tante volte, purtroppo nella vita di tutti i giorni, diciamo l'idea un pochino sbagliata che parte anche dai familiari è quello di voler vedere quasi in maniera morbosa il figlio diventare, adesso dico un nome a caso, Ronaldo, anziché diciamo, personaggi famosi attraverso lo sport. Credo che questo indubbiamente sia sbagliato, anche se io posso dirvi con sincerità che all'età di 9-10 anni mi ero talmente appassionato di questo sport, e credo sia giusto in parte, perché se ci piace veramente tanto quello che facciamo è giusto cercare di mettere il massimo impegno per arrivare a fare qualcosa di buono. Quindi il discorso di fare lo sport per ottenere un bel risultato indubbiamente è un lato positivo, è un aspetto bello, perché come diceva Mondonico è giusto gareggiare, competere, essere agonisti significa cercare di fare il meglio di noi stessi, e credo che ogni individuo nella società del giorno d'oggi, per essere sereno con se stesso, e credo che la serenità sia uno degli aspetti più importanti e fondamentali, dentro di sé debba sapere che ha fatto il massimo per cercare di fare qualcosa di buono, che poi dopo il suo massimo è ottenere 6 o solo la sufficienza a scuola, perché quello è il suo limite tra virgolette, o raggiungere l'8, il 10, o vincere i mondiali e le Olimpiadi, indubbiamente ognuno ha un suo limite, credo, e il buon Dio ci dà un dono, ci dà un talento, ci dà una predisposizione naturale per fare una cosa o farne un'altra, poi dopo, come dice, non è questo il mio compito, il mio ruolo, la parabola dei talenti, se abbiamo un talento è giusto anche metterlo a frutto, no? Perché tanti atleti o anche tante persone di luogo comune tante volte potrebbero fare molto di più di quello che fanno nel lavoro, nello studio, nello sport, in qualsiasi cosa che facciamo nella vita, ma da 1 a 10 raggiungono magari solo la sufficienza, no? Sufficienza nel senso come punto o meta di arrivo, individuando poi il nostro limite. Quindi credo che l'aspetto proprio importante che lo sport debba tirare fuori sia raggiungere il proprio limite, e che il limite appunto per uno può essere vincere i campionati del mondo perché ne ha la possibilità, il limite può essere fare sport e star bene con se stessi, riuscire a inserirsi in una squadra oratoriale o altro e fare del proprio meglio. Credo che l'obiettivo principale sia fare del proprio meglio. Io non ho ancora questa gioia, non ho avuto ancora questa fortuna di avere un bambino, di avere un figlio. Credo che ci mancherebbe, sarebbe bello che tutti avessero un figlio, ci mancherebbe, però non è che deve essere un'imposizione, devo per forza, se capiterà mi farà ben piacere. Stavo dicendo a Valentina che ti nascondi dietro l'iPad. Grazie Antonio. Adesso divento rosso. Se avrò comunque un bambino, quello che io penso che chiederò da lui sia di fare del suo meglio in qualsiasi cosa che farà, e qualsiasi cosa farà dovrà cercare di tirar fuori il suo massimo. Poi ovvio, se farà dei bei risultati gioirò, se non farà quei risultati che sono entrare in una squadra nazionale o meno, sarò contento lo stesso se so innanzitutto che fa una cosa con passione, e la passione, se mi permettete questa parola, è l'arma vincente, credo, nella vita, non credo, sono sicuro, perché ci sono tante difficoltà e lo sport insegna anche a superare e a uscire dalle difficoltà, perché tante situazioni, tante sfaccettature che vivono gli sportivi, che vivete voi tutti, attraverso lo sport, momenti di difficoltà si riescono a superare con più facilità, e nella vita, a parte lo sport, le difficoltà, l'ha detto anche Mondonico prima, ci sono sempre, è un continuo vivere delle difficoltà, e diciamo la montagna si può scalare se da piccolini, come è stato detto, ci abituiamo comunque a, non dico a fare dei sacrifici, perché per me diciamo la parola sacrificio, per quello che è stato il mio percorso nello sport, non è stato un sacrificio. Io mai ho sacrificato parte della mia vita per fare un'altra cosa,
ho fatto magari delle rinunce, diciamo che le due parole si avvicinano, però quando i miei compagni venivano a chiamarmi per andare a fare, non so, una partita a pallone, un giro in bici o stare, cioè, a trascorrere del tempo insieme, dovevo sempre dire di no, perché dovevo andare in palestra, dovevo fare i compiti, però dentro di me non l'ho mai vissuto come caspita, vorrei andare con loro a giocare e devo andare in palestra. No, quello sarebbe stato un sacrificio, devo sacrificare qualcosa per no. L'ho fatto veramente come ha fatto Antonio, come lo fanno la maggior parte dei ragazzi e delle ragazze, alla quale sentono dentro veramente questo voler stare nel loro contesto sportivo, perché si trovano bene, si trovano a loro agio con un gruppo di ragazzi. Questo credo che sia veramente l'essenza dello sport e della vita in generale. Fare, diciamo, della propria passione, trovare il modo per realizzare un qualcosa di bello. Il qualcosa di bello è dentro di noi. La vera vittoria non è salire sul gradino più alto del podio, un'Olimpiade o un Mondiale, ma è dentro di noi e sta nel sapere che abbiamo messo le nostre massime energie e il nostro massimo impegno per fare qualcosa di buono. Quindi questo credo che sia il messaggio bello che si possa dare ad un ragazzino che si avvicina allo sport: coltivare una passione e trascorrere delle belle giornate attraverso le fatiche, perché nella vita si fa fatica, quindi abituarsi sì da piccoli a fare delle fatiche per poi dopo ricevere anche dei premi, perché la vita è una fatica, però se ci comportiamo bene, se ci poniamo bene, i nostri genitori sono contenti, noi stessi siamo contenti, quindi aiutandosi e non essere troppo egoisti, perché tante volte anche io stesso nel mio percorso tante volte sono stato magari egoista, perché pensavo a cercare di arrivare più avanti di tutti. Ok, però qua si sta parlando dello spirito agonistico, che in maniera rispettosa e leale, con lealtà, che anche da questo punto di vista si potrebbe organizzare un weekend intero e forse non si finirebbe di capire e scoprire tutto quello che ci sta dietro attraverso queste terminologie. Credo che la realtà è il rispetto, i sani principi si imparano con lo sport, anche se purtroppo guardando la televisione e i giornali tante volte abbiamo sotto mano, sotto gli occhi, situazioni poco chiare, no? Ci siamo capiti tutti, però io sono convinto e sicuro che quello che ha fatto Antonio, quello che ho fatto io, e quello che fanno tantissimi atleti e sportivi, persone, uomini veri, l'hanno fatto con tanto sudore, con tanto impegno, con tanta costanza, cercando di arrivare nel migliore dei modi a un risultato il più bello possibile. Quindi in bocca al lupo a tutti voi e buona serata e auguri ancora a tutti. Grazie a Igor Cassina, che stasera è anche un po' influenzato, quindi è doppiamente bravo per lo sforzo di essere su questo palco. Antonio Rossi, hai toccato prima di sfuggita un aspetto importante, la famiglia nella tua crescita sportiva. Oggi la famiglia e i genitori vivono con le società sportive un rapporto un po' complicato, forse era più facile, e questo rapporto era più facile da gestire un po' di anni fa, oggi è un po' problematico. Tu sei, oltre che un campione, un genitore, hai due figli che fanno sport diversi dal tuo. Come vivi questo rapporto genitori, figli e società sportiva? Mi alzo, visto che si sono alzati anche loro. Sembra che sono stanco invece. Ti ha ripreso comunque, è tutto scritto, c'è tutto registrato quello che hai detto sui figli. Allora, io sono il quinto di cinque figli, quindi ho scelto anche di fare canoa perché c'era Augusto che è qua con me stasera, perché aveva scelto di fare canoa e quindi mia mamma mi ha affiancato a lui, perché sennò se doveva fare, non so, Stefano a fare sci, mia sorella Tissa a fare danza, quindi stava in giro tutto il giorno, quindi mi ha detto: tu che sei più piccolo ti affido a un fratello. Quindi questa è stata la motivazione per cui ho cominciato ad andare in canottieri. Forse erano tempi diversi, erano tempi in cui giocavi per strada, facevi amicizie, uscivi la sera, magari d'estate tornavi anche tardi, insomma c'erano tanti modi per muoversi. Adesso invece bisogna dare sempre degli stimoli in più ai nostri figli per muoversi, perché c'è internet, c'è la televisione, c'è,
ci sono i videogames e quindi c'è la paura quando escono per strada, che non si sa che mai chi si incontra, e quindi il genitore tende a tenerlo tanto in casa. Invece bisognerebbe lasciarli andare, insomma, fare le loro esperienze, fare le amicizie, insomma, lasciarli andare all'oratorio, incontrare altra gente, quindi aprirsi molto. Questo penso che sia veramente importante. È importante comunque dare degli stimoli. Pensate che ho visto uno studio australiano, negli ultimi 46 anni, ogni 10 anni, nella fascia d'età dai 9 ai 16 anni, il ragazzo ha una percentuale di un 5% rispetto al proprio genitore, in pratica, nelle prestazioni dell'atletica. In pratica, io che ho la differenza con mio figlio, che hanno circa 30 anni di meno di me, loro hanno delle prestazioni atletiche che sono il 15% in meno. Questo per darvi l'idea degli stimoli che hanno, dei pochi stimoli che hanno per fare attività. Ed è per questo che anche, insomma, insieme al CONI e al MIUR stiamo portando nelle scuole primarie degli esperti che si affiancano ai maestri per fargli fare dell'educazione fisica in modo, insomma, in un modo più scientifico, proprio perché hanno sempre meno stimoli. Per quanto riguarda i miei figli, c'è qua il maestro Pirola, che è l'allenatore di Angelica, ha scelto di fare judo, fa gare sia a CSI che federazione. Ha iniziato a fare judo forse con una motivazione non proprio, non pensava certo alle Olimpiadi, non ha visto la televisione di judo, ha iniziato a fare judo perché voleva atterrare suo fratellino, quindi, però sapete, ha iniziato con questo motivo e mi piace tantissimo, adesso si dice bravo il maestro Pirola, perché gli ha insegnato anche, insomma, a lei la passione, insomma, torna a casa stanchissima, però veramente si diverte, ma al tempo stesso va alle gare con la voglia di vincere. Pesa poco, trova pochi avversari, però insomma è contenta quando riesce a fare il, come si dice Pirola? Il combattimento, si può dire combattimento? No? È contenta quando gareggia. Mentre mio figlio ha iniziato a giocare a calcio all'Aurora, anche lui aveva dei piedi, non credo che sia, fosse molto portato, e è tornato a fare canoa. deve essere l'Aurora, no, che porta tutti in canoa. Sono allenatore Giovanni Lozza, la mia stessa allenatrice Maria Luisa, e quindi sono contento perché so che quando va in canottieri trova due persone che, insomma, con cui io sono cresciuto e so che gli danno determinati valori, che gli fanno allenare, che non pensano soltanto alla gara, e questo veramente mi fa molto piacere. Ho un po' di paura, devo essere sincero, perché ha scelto la canoa, quindi quando va a gareggiare può essere che trova qualche allenatore che magari ha gareggiato con me e gli dice: alla tua età tuo papà già vinceva o insomma faceva determinati tempi, e quindi forse gli toglie un po' il gusto di gareggiare per migliorarsi o per, insomma, per divertirsi, per migliorare i suoi tempi, per arrivare primo, e non vorrei che lo facesse per dimostrare che anche lui è alla mia altezza, insomma. Questo mi darebbe un po' fastidio, ma più che altro perché vivrebbe male lui lo sport. Tutto lì, insomma. Quindi sono contento che facciano sport, hanno la passione per lo sport in generale, perché il bello è che hanno la curiosità di provare anche altri tipi di sport. Noi siamo molto fortunati perché viviamo, e lo dico a te, viviamo qua a Lecco, in una bellissima provincia dove puoi fare tutti i tipi di sport. Tu sei di Cremona, quindi c'è solamente il Po, c'è il grandissimo tecnico, c'è Oreste Peri, che devo tutto ad Oreste, però qui veramente possiamo fare tutto, dallo sci alla camminata, all'arrampicata, scendendo verso il lago, insomma, la vela, il nuoto, tutto, possiamo veramente fare di tutto, quindi è veramente un peccato sarebbe non poter sfruttare il nostro territorio. Posso sedermi? Grazie. Emiliano Mondonico è, tra le tante cose, anche testimonial dello sport CSI in oratorio. È stato per molti anni un grande allenatore. Quando l'allenatore è educatore, nella sua vita ha visto passare tanti ragazzi, no? I ragazzi di una volta forse diversi da quelli di oggi. Quando
uno deve essere più allenatore, più educatore, entrambe le cose, com'è questo binomio? Uno deve essere allenatore. Allenatore vuol dire far rispettare le regole, anche. È chiaro che se fai rispettare le regole è un percorso che per forza ti porta a toccare l'educazione. E perciò tu fai rispettare le regole del tuo sport e per quanto riguarda il resto penso che sia importante la figura dei genitori. Cioè, una volta i genitori potevano, come suo padre, sua madre, affidarti al fratello, lui che andava a fare la sua specialità. Adesso i genitori devono essere presenti nella vita dei ragazzi, non si può più lasciarli da soli. Le difficoltà, ma soprattutto c'è in giro troppa tanta gente che cerca di approfittarsi dell'ingenuità dei giovani e perciò i genitori devono per forza convivere con i loro figli. Io ti dirò che alleno una squadra di primi calci a Lodi e il secondo allenamento preteso che i padri venissero a fare allenamento con i propri figli. E ancora adesso ogni sabato mattina c'è il bambino e il padre che si allenano assieme, che giocano assieme. Sono ragazzi di 5, 6, 7 anni, perciò qualcuno non sa neanche cosa vuol dire correre dietro un pallone. Però i papà devono essere presenti e ogni padre deve giocare col proprio figlio o col figlio degli altri per riuscire a capirne le difficoltà e anche per avere la soddisfazione di giocare con il proprio figlio. Perché un genitore non deve giocare con il proprio figlio? Perché un genitore deve prendere il proprio figlio, metterlo davanti a un computer e lasciarlo lì tutto il giorno così non rompere le scatole? No, amico mio, tu vieni e tu vivi con tuo figlio, perché al giorno d'oggi un'altra situazione difficile è che non si può più demandare ad altri la crescita e l'educazione di tuo figlio. Tu padre, tu genitore, devi assumerti questa responsabilità. Io come allenatore ti assicuro che faccio rispettare le regole, però io allenatore non posso avere la presunzione di insegnare l'educazione. L'educazione nasce nelle famiglie, l'educazione nasce dal padre e dalla madre. Le persone più importanti che hanno questi ragazzi è il padre e la madre, non l'allenatore. E perciò l'allenatore non si deve mai mettere... L'allenatore non si deve mai mettere in competizione con i genitori. È chiaro che ci sono dei genitori che invece si mettono in competizione con l'allenatore. L'allenatore dice passa e il genitore dice tira. E il ragazzo pensa chi mandò a stendere. Perché se uno mi dice passa e uno mi dice tira, io devo dar retta a uno. L'altro lo elimino. No, evitiamo. Evitiamo che questi ragazzi debbano scegliere. Io ho cercato di evitarlo tirando dentro i genitori, facendoli partecipare all'allenamento, partecipare all'attività fisica e vi dirò ancora di più. Il genitore deve partecipare alla vita dell'oratorio. L'oratorio non è il posteggio dove arrivano, portano il loro figlio e torno tra 2 ore a prenderlo. No, amico mio, stai lì e guarda e osserva e renditi conto di chi è il tuo figlio e di quali sono le amicizie. Sembra una cosa assurda, ma sono troppo i problemi che ci sono al giorno d'oggi. Io, oltre ad allenare questi ragazzi, alleno anche in un centro di tossicodipendenti, in un centro di alcolisti, e vi dirò che ci sono tanti ragazzi che si stanno buttando via. Ecco perché dico ai genitori, state vicini ai vostri figli, perché parlando con questi ragazzi che a 13-14 anni, un alcolista a 13 anni, vuol dire che è da 2 anni che beve e nessuno non si accorge mai di niente,
e poi quando arrivano in reparto ti dicono: ma mio padre, mia madre sono divorziati, mio padre non mi ha mai dato un bacio, mia madre... Cioè, è impossibile che la nostra generazione si stia buttando via, credimi, si stanno buttando via, si stanno buttando via. Ecco perché è importante che noi adulti non ci giriamo dall'altra parte, è importante che noi adulti guardiamo in faccia al problema, è importante che noi adulti facciamo come gli adulti di una volta, che quando andavi nel bar e avevi una certa età ti davano anche due calci nel sedere. Adesso ci mandano a stendere, però riflettono, perché questo mi dicono le cose. Io in questo momento, proprio dentro, avendo anche due nipotini, ma non solo, vivendo a contatto con questi ragazzi, non posso pensare di non far niente per una generazione che si sta buttando via. E non si rende conto che l'amico vero, è quello che ti dice di no, non è quello che ti dà sempre ragione, non è quello che cerca sempre di portarti oltre, non è quello che ti dice prova perché se non provi sei uno sfigato, è quello che ti sa dire no, tu sei mio amico e certe cose noi non dobbiamo farle. E questi devono essere i genitori, i primi che osservano, non gli ultimi. Di solito i genitori sono gli ultimi che sanno, chissà perché sono gli ultimi. Tutti sanno quello che succede, il genitore no. Io andavo in giro col prete della parrocchia a filmare quelli che si bucavano. E poi il prete chiamava i genitori e gli diceva: guarda tuo figlio, si buca. E il genitore gli diceva: tu non rompere le scatole, tu pensa agli affari tuoi, che mio figlio non è quello che tu credi. No, adesso bisogna vivere con i propri figli. Non bisogna affidarli né a una televisione, né a un telefonino, né a un circolo di amicizie pericolose. Credetemi, in tanti, in troppi si stanno buttando via, perciò cerchiamo di aiutarli. Io faccio questo, l'allenamento con i genitori, e faccio questo allenamento in questo centro di ragazzi, di gente che sta cercando di ritornare a vivere, che sta cercando di ritornare a capire che non è una sostanza o l'alcol che devono essere i tuoi compagni di vita. La vita, come ho detto prima, è fatta di una lotta continua e i tuoi compagni devono essere i tuoi amici, non tutto il resto. Grazie. Grazie ad Emiliano Mondonico. Torniamo a Igor Cassina. Igor Cassina fa il testimonial di un'iniziativa che si chiama Io Tifo Positivo, un'iniziativa che si svolge anche su questo territorio con alcune classi di quarta e di quinta elementare che seguono un percorso di educazione al tifo positivo, un'iniziativa di Comunità Nuova di Don Gino Rigoldi. E a Igor è capitato di venire sul nostro territorio a fare il testimonial e devo dire che i ragazzi, i bambini, perché stiamo parlando di quarta e quinta elementare, ti ascoltano, ti hanno ascoltato con molto interesse perché hanno trovato in te una figura di riferimento. L'importanza appunto dell'educazione, soprattutto tra i ragazzi che saranno poi gli adulti di domani. Sì, questo progetto Io Tifo Positivo, che anche Antonio è presente, fa diverse giornate proprio a testimoniare quello che atleti che hanno fatto come noi, che portano avanti nonostante l'attività è finita, e far capire proprio dai ragazzini, ma non solo, perché tifare positivo, oltre ai ragazzini dovrebbero capirlo le persone forse più grandi, perché tante volte vediamo, come ho detto prima, dalla televisione, che è il miglior mezzo di comunicazione, migliore da alcuni punti di vista, peggiore per altri, e tante volte si mettono in evidenza situazioni molto spiacevoli dove crescere secondo un ideale, forse guardando queste situazioni non è concepito con criterio, svanisce tutto così,
solamente perché magari X numero di persone vivono questo momento agonistico e non per sfogare o le loro repressioni o le loro problematiche, o si sentono protagonisti facendo cose che non dovrebbero fare e quindi si verificano problemi che veramente mettono in pericolo la crescita poi dei più piccini, perché i ragazzini tante volte, nell'età magari dell'adolescenza, dove a volte magari non hanno ancora un ideale, diciamo, sensato da seguire, tante volte noi adulti magari ci riscontriamo a pensare, a riflettere e dire: ma cosa sto facendo? È giusto quello che sto facendo? Voglio veramente questo o no? Quindi se a volte ci capita a noi che siamo un pochino più grandi, io ho 37 anni, devo compierli, e ancora un ciclo da imparare, nel senso mi riscontro a 37 anni tante volte a dire: ma è veramente questa la scelta che voglio fare o meno? Tante volte mi capita, quindi è anche impensabile che ragazzini che vivono le problematiche che sono state esposte precedentemente e sono succubi, no, di un sistema, lo siamo noi, succubi di un sistema che è la nostra società, che insomma ci pone tante volte a ragionare come forse non vorremmo, perché facendo quell'azione scaturisce quel meccanismo, e allora tante volte, insomma, non dico sempre, ci mancherebbe, perché sennò non saremmo neanche qua a parlare di certi valori che sono importanti e basilari, però almeno io parlo per me, tante volte mi ritrovo a dire: vabbè, dai, faccio così, perché sennò poi dopo succede questo, questo, quello, anche se magari a volte vorrei pormi magari diversamente, però mi sento anch'io tante volte succube un po', diciamo, del sistema che c'è in questa società. Quindi credo che l'insegnamento da dare a tutti sul fatto di tifare positivo, basta guardare in Inghilterra gli stadi che sono aperti così, perché ci sono, diciamo, c'è un senso a quello che viene fatto. Le regole, purtroppo, parlo in Italia, la maggior parte delle volte forse non vengono seguite. Ci sono, indubbiamente ci sono, certo, però le vicissitudini, le esperienze che abbiamo ci portano a trarre delle conclusioni, no? Ragioniamo in base alle situazioni che ci sono. Tante volte forse il dio denaro può permettere anche di non seguire una regola che ti permette di avere lo stesso determinate scappatoie. Questo, diciamo, per la crescita educativa di un ragazzino credo che sia deleterio. I ragazzi devono capire che se si commette un errore, se si fa un errore, ci sono delle punizioni, insomma, bisogna far capire loro che sbagliare da un errore si trae indubbiamente un insegnamento, ma bisogna capire che tipo di errore si fa. Se ho sbagliato a fare un esercizio, ci mancherebbe, risalgo con impegno, cerco di migliorarmi, il mio allenatore mi dice: guarda che hai sbagliato, perché la frustata, adesso sto parlando in termini del mio sport, però in generale, ma questi tipi di errori certo che si devono fare per crescere, ma altri tipi di errore non bisogna commetterli, o se si commettono, ok, c'è una punizione. Quando questo non avviene, credo che poi nello spirito dei ragazzini, che sono loro il nostro futuro e siamo affidati a loro, ma siamo noi stessi in primis a cercare di trasmettere qualcosa di bello, dei valori sani, leali, positivi, il rispetto. Dov'è il rispetto se quando tifiamo, adesso dico una squadra di calcio perché è sulla bocca di tutti, che tante volte la maggior parte delle situazioni magari poco piacevoli si verificano da questo contesto sportivo. Non sto parlando dei giocatori, non sto parlando dei tecnici, sto parlando di ultra, sto parlando di tifoserie che probabilmente non dovrebbero neanche mettere piede, e io credo che se ci fossero delle leggi un pochino fatte a pennello, probabilmente tu fai un errore una volta, nello stadio non c'entri più, certe situazioni non si verificano più. Poi vabbè, qui insomma, anche qui un altro weekend per parlare di queste dinamiche, perché insomma sono talmente complesse e ci sono dei meccanismi dietro talmente difficili che insomma basta guardare la politica al giorno d'oggi. Non voglio parlare di politica, io me ne intendo anche poco, ma il succo del discorso è che le regole, dove sono le regole? Il principio, la lealtà, lo sport. Credo che oggigiorno forse sia l'unico mezzo di salvezza in tante situazioni per far capire le difficoltà, impegnarti, migliorarti.
se vuoi arrivare lì, questi sono gli iter che devi seguire. Le altre sfaccettature, per arrivare lì cosa devo fare? Ma vabbè, forse magari perché sei l'amico, il cugino, lo zio, però magari ci arrivi. Nello sport, per arrivare a fare qualcosa di bello, e ritorno sul discorso di prima del qualcosa di bello, non vincere le Olimpiadi, devi seguire delle regole, questi sono gli step da fare. Li vuoi fare perché ti piace, ci credi, ok? Ci crediamo noi tutti, con l'aiuto, le difficoltà, si superano, si fa. Nelle altre situazioni, cioè nella vita in generale, in altri contesti, qui in Italia succede un pochino poco, o troppo poche volte rispetto a quanti siamo e rispetto alle necessità e ai bisogni che hanno i singoli cittadini. Quindi ti fare positivo questo progetto, e il mio pensiero, quello di Antonio sicuramente, è quello di far capire a tutte le persone che bisogna che in primis ci sia un'educazione, però l'educazione. Non è che si può arrivare a 30 anni, a 40 anni, ok, da oggi divento più educato. Ad una certa età è difficile poi migliorare in certe situazioni. L'educazione si può migliorare quando si è piccini, da X a X anni, lì si può migliorare. E dopo ovviamente bisogna anche affidarsi, insomma, a situazioni che possono portare il nostro figlio a comportarsi nel migliore dei modi. Tante bravissime famiglie, nel senso che hanno dato una grande educazione a loro figli, poi magari durante il loro percorso si sono persi via anche loro. Vabbè, quello poi purtroppo non è solo il fatto di seguire il figlio. A volte ci sono situazioni dove si va incontro magari a determinate problematiche, perché io sposo molto la filosofia del destino. Tante volte mi riscontro a verificare le situazioni e dire mi sono impegnato, ce l'ho messa tutta, non ce l'ho fatta, il destino che doveva andare così. Ma non che quando parlo di destino vuol dire che sto con le braccia conserte ad aspettare che arrivi qualcosa di bello o meno, se no i risultati che ho fatto, i risultati che sono stati fatti non arrivano così per così. Però credo che tante volte nella vita tu puoi così magari importi, no? Per far capire cosa bisogna fare, però se dall'altra parte una volta, due, tre, uno non ci vuol sentire, insomma, poi a volte non sta poi solo a noi che le cose possano andare nel migliore dei modi. Certo, se fossimo tutti d'accordo, questo è difficile, come si suol dire da noi, c'è cosa in crap, e non è facile metterli d'accordo tutti, però bisognerebbe anche, non dico non tutelare i propri interessi, ci mancherebbe, chi è che non tutela i propri interessi, però se si sta lì a guardare, no, a 10, 8, cioè cerchiamo un attimo di capire, insomma, e affrontare poi le situazioni nel migliore dei modi, quantomeno provarci. Allora, vorrei fare un ultimo giro di domande, visto che Carlo mi ha toccato sul tempo, però vorrei dare a voi la possibilità, tre domande brevi, uno per ognuno dei nostri ospiti. Se avete delle curiosità, delle domande, poi passiamo alla premiazione. Una domanda per Antonio, una per Emiliano Mondonico e una per Igor. Prego. A chi la domanda? Io volevo fare una domanda, visto che purtroppo è rappresentante anche delle istituzioni. Volevo fare una domanda a Antonio Rossi. Purtroppo perché? Scusa. Purtroppo perché, però adesso lo spiego. La domanda, diciamo, chiarissima, cosa ne pensi del fatto che in Italia molto spesso, diciamo, le energie positive riescono ad organizzarsi solo quasi esclusivamente sotto forma di volontariato, e come mai c'è questa difficoltà da parte delle istituzioni a riuscire spesso a supportare in modo efficace tutte queste energie che la nostra società esprime sotto forma di tanti appassionati che, come tutti quelli presenti qua in sala, sul palco e sulle poltroncine, diciamo, cerca di esprimere diciamo, quel proprio operato. Grazie. Beh, una bella domanda. Devo dire che il mondo dello sport, ma non solamente lo sport, va avanti grazie al volontariato. Questo è poco ma sicuro, ed è un grandissimo valore che abbiamo noi in Italia. E purtroppo è un
una forza che sta andando via via indebolendosi, perché sono sempre meno i volontari che si prestano, insomma, che danno il loro tempo per aiutare. Parlo dello sport, ma parlo anche del pronto soccorso, insomma, ma anche sono stato domenica a un anniversario del pronto intervento, sono stato a una premiazione degli Alpini, insomma tante figure, insomma, di volontario che veramente dà il proprio tempo per aiutare. Come stargli vicino? Ci vorrebbero tante risorse, purtroppo adesso queste risorse non ci sono. Io non pensavo, quando sono arrivato in regione, di dovermi rapportare con così tante società che avevano problemi economici, perché il piccolo sponsor non c'è più, perché magari hanno problemi in società, magari preferiscono prendere un commercialista e far fare l'allenatore a un genitore, quindi insomma anche questo può essere un problema. Per tutta una serie anche burocratica che si sta vivendo, che magari qualche anno fa non c'era. È sicuramente un problema, insomma, bisognerà risolverlo. Ripeto, bisogna fare veramente sistema e trovare le risorse per creare proprio un modello che può essere il modello Lombardia, ma insomma anche con il CONI nazionale, insomma c'è questa volontà, perché ci si rende conto che la figura del volontariato piano piano si sta indebolendo. Grazie. Una domanda per Emiliano Mondonico o una per Igor Cassina? No, facciamo una per uno, dai, che poi passiamo alle premiazioni. Posso chiedere Mister, cosa pensi dell'eco, l'eco calcio, se vieni, facciamo allenare anche i genitori magari. Fare il volontariato è la cosa più bella del mondo. Io mi sono accorto a 50 anni che potevo fare del bene a gente che era vicino a me. Io ho sempre pensato che bastasse mettere dei soldi in una busta natale per essere in pace con la propria coscienza. Invece ti dirò che adesso, quando vado tutte le settimane a fare allenamento con questi ragazzi che cambiano, ogni settimana cambiano, ti dirò che alla sera dentro mi sento bene. Mi sento bene come non mi sono mai sentito neanche quando vincevo le partite importanti. Ecco perché ti dico che fare il volontariato è la cosa più bella del mondo, perché dai qualcosa agli altri, e quando sei in grado di dare qualcosa agli altri ricevi mille volte quello che hai dato. Perciò... ha già detto tutto, la domanda era per Mondonico, che per tanta gente è quasi un eroe. Io ho visto Mondonico piangere su una panchina di un campo di calcio, l'ho visto alzare una sedia in un campo di calcio di Amsterdam, ma come ha fatto l'uomo Mondonico a resistere a tutto e a non mollare? Lo sport mi ha insegnato a lottare, dopo le cavolate da giocatore, non avevo tutti gli sport che avete voi qui sul lago. Però a 12 anni avevo già la molosa. Diciamo, e ti dirò che questo sport che mi ha aiutato a lottare mi è servito a trovare dentro la forza di non mollare. Ti dirò che quando poi non è stato più sufficiente lo sport, perché erano successe altre cose, chi ti vuol bene, chi ti ama, i miei nipoti, come potevo lasciarli da solo? E perciò anche nel momento della massima depressione, avere attorno quelli che ti vogliono bene, avere attorno qualcuno che sai che puoi aiutare, ti fa andare contro qualsiasi situazione. Ecco perché nulla e niente
mi fa paura. Ti dirò che non avevo paura neanche di morire. Ecco perché mi piace essere qui questa sera, aver fatto un'ora e mezza, due ore di macchine, essere qui in mezzo della gente che vuol sapere o che ne sa più di me. Questa è la cosa bella, cioè confrontarsi con gli altri, non pensare di essere chissà dove, ma mettersi su un discorso di parità. E quando qualcuno, come questi due signori, stasera mi hanno insegnato qualcosa di nuovo, credimi, è una serata che assolutamente vorrei ripetere ogni settimana. Grazie. Sei Enrico De Maldè. Ecco. Prima come atleta del gruppo sportivo giovanile Lecco e poi dell'Atletica Riccardi in Milano, sodalizi con cui ha vinto il titolo italiano CSI nel 1200 metri su pista e nella campestre. Da dirigente serve dal 1976 la causa del comitato e con numerosi incarichi ricoperti, su tutti quello di presidente dal 94 al 2004. La parola a Enrico De Maldè. Se mi è permesso, sono qua perché almeno mi siedo. Poi vi dico dopo dove ho pensato tutto quello che vi devo dire. Innanzitutto ringrazio il consiglio che ha scelto, mi ha indicato per questo premio, che io non avevo mai pensato, però hanno giocato di furbizia, perché io ero in ospedale per un delicato intervento al midollo e mi sono trovato questa proposta qua, non potevo che accettare. Poi dico, mi congratulo perché è una serata così straordinaria, io del CSI non me lo ricordo. La seconda cosa, mi piace che assieme a me si ricordi dopo Carletto Baggioli, che è un carissimo amico, mi ha aiutato durante la mia presidenza e poi soprattutto mi dava un contributo eccezionale per organizzare la festa dei disabili che organizzo sempre a metà marzo a Pescate. Terzo, la Polisportiva Partenone è una società che conosco bene, che è un paese con cui ho buoni rapporti, ho partecipato anche a, negli anni 90 con pianto amico Ezio al gruppo caritativo. E poi un'amicizia un po' con tutti i sindaci, da cui la figlia di uno, Godina, è anche una consigliera del CSI. Terza cosa, in questi ultimi periodi mi chiedo come ho fatto a fare il presidente CSI. Quando me l'ha proposto Giovanni Sala, mi sono messo a piangere, perché non avevo neanche guidato la più piccola società del più piccolo ratone. Dopo non so come ho fatto a fare il presidente 10 anni, per la verità. Probabilmente con semplicità, col senso di realismo e buon senso, sono riuscito a farlo, coinvolgendo molto la squadra, per cui qua faccio un invito a dare una collaborazione, cioè la presidenza a fare delle iniziative per coinvolgere qualcuno nel comitato, perché non posso esserci sempre io, Gian Antonio, Federico, Sangalli, Piscardi, eccetera. Ultima cosa, il messaggio che dico ai dirigenti e agli allenatori. Penso che forse tutti, tranne forse Mondonico, non so se conosce la Villa Beretta, a Costa Masnaga, che se voi tutti la conosciate. Io dopo l'ospedale sono stato più di 2 mesi, è forse il centro più importante d'Italia, adesso attualmente c'è forse da un anno Bruno dei Fichi d'India, c'è gente che ci ha messo 7 anni per uscire da un ictus, davanti a me c'era una ragazza della Puglia, incidente stradale. Quello che voglio dirvi, fate insegnare ai vostri ragazzi che correre e fare lo sport è importante. Grazie Enrico De Maldè. Passiamo al secondo discobolo, a una società che nel 2013 ha festeggiato il 40° di fondazione, vorrei chiamare la Polisportiva Barzanò.
questo è il palco, prego. Polisportiva Barzanola, polisportiva dell'oratorio fondata nel 1973 da Don Giuliano Sala e dai suoi giovani, hanno saputo cogliere le opportunità dello sport quale strumento educativo, facendo incontrare la finalità educativa con la passione sportiva e testimoniando il coraggio di dare vita a un progetto sportivo con la convinzione della sua validità, aspetti che ancora oggi affascinano tanti giovani ed adulti. Un applauso alla polisportiva. Due parole, ringrazio il CSI per questo premio e il lavoro che sta facendo nella provincia e come vedete questa sera abbiamo portato i nostri atleti più giovani proprio come augurio di poter continuare con questa società e con il CSI per tanti anni ancora a venire. Grazie ancora, buona serata a tutti. Grazie. Foto ricordo insieme ai nostri campioni Antonio Rossi, Igor Cassina ed Emiliano Mondonico, agli atleti della polisportiva Barzanò. Un applauso. Grazie. Prego ragazzi, potete scendere di lì. Il terzo di scovolo, il CSI ha voluto ricordare l'insegnamento del compianto Carletto Baggioli, fondatore dell'associazione. C'è il figlio che invito a salire sul palco. Facciamo un applauso alla memoria. Fondatore e presidente del gruppo sportivo Pescate, apprezzato dirigente del consiglio provinciale dal 96 al 2004. Carletto non ha mai smesso di credere e di operare in favore dell'attività sportiva dei giovani e dei diversamente abili con un'abnegazione ed una discrezione encomiabili. L'applauso alla memoria di Carletto. Insieme ai nostri ospiti, poi daremo il microfono al figlio per un saluto e un ricordo di Carletto Baggioli. Grazie, io sono emozionato e onorato di ricevere questa onorificenza che ricordo di mio padre che da sempre, da che mi ricordo io, ha sempre fatto parte del gruppo sportivo. Io mi ricordo da piccolino quando mi portava sui campi di calcio, io non ho mai capito niente di calcio, non ho mai giocato a calcio in vita mia, però ho in mente una fotografia con mio papà e io che portavo una bandiera come quella quando si andava a giocare a calcio. Grazie. Grazie. Grazie al gruppo sportivo Pescate, ci invitiamo a scendere dal palco. La conclusione di questa serata, breve ma intensa, per tanti ospiti, tanti presenti, avevi preparato metà sala, hai dovuto alzare le tende perché il mondo del CSI ha risposto presente a questa serata. Veramente contento della serata. Sì, avevo preparato metà sala perché i primi che entrano sempre in fondo, i colleghi che vengono davanti. Dopo abbiamo aperto il resto. È riuscita bene, grazie anche alla competenza, all'altezza, alla capacità di ospiti.
la capacità del conduttore e poi a questo, a questi bravi dirigenti, insomma, che ha portato i ragazzi, che ha portato che sono affezionati al CSI. Ecco, io vi lascerei l'ultimo pensiero, che non so se riguarda voi, però e voi dirigenti mi viene in mente adesso. Ho provato a sentire allenatori che dire quando ti sfiorano buttati. No, è questo dirigente che deve crescere, non il bambino. Anche voi dirigenti dovete crescere. Abbiamo parlato di crescita e quindi devono crescere i ragazzi, ma devono crescere anche i dirigenti importanti. Naturalmente quelli che sono presenti qui questa sera queste cose non le dico, sono gli altri, va bene così. Io vi ringrazio veramente di cuore, concludiamo con un piccolo omaggio poi ai nostri ospiti. Vorrei dire alle società del CSI che il Centro Sportivo Italiano sta preparando per il 7 giugno un incontro con Papa Francesco, perciò datevi da fare per esserci quel sabato pomeriggio.